sempre, non qualche volta e soprattutto
soprattutto seguire con la bandiera della legalità o della opportunità o della presunta buona politica ci sia il solito tentativo di sostituire ad un imprenditore un altro imprenditore che sia confacente agli obiettivi del potente che guarda caso 9 anni fa ed oggi è sempre lo stesso. Grazie al signore professore. Ha chiesto di intervenire per una replica il consigliere Caluccio. Una replica volevo partire dalla parte finale del mio ragionamento, perché probabilmente non è stata posta nel giusto senso. Io dicevo che noi ci dobbiamo limitare a parlare di esternalizzazione ed è il motivo per cui ritenevo utile iniziare un po' di discussione. Cioè, e quindi prendevo dato una sorta di disponibilità, mi viene utile la proposta di un attimo di voce, cioè, di iniziare di fare un ulteriore approfondimento. Proprio perché se c'è qualche dubbio su come è stato scritto l'atto, su come è stato proposto l'atto, probabilmente lo si chiarisce, lo si può modificare, purché le decisioni del Consiglio restino sul tema principale delle esternalizzazioni sì e o esternalizzazione no. Poi, rispetto alle modalità con cui la concessione deve essere esternalizzata, non ritengo che sia competenza del Consiglio e penso, anche alla luce di quello che è successo un modo sbagliato di affrontare i problemi che hanno alla base la gestione del territorio. Noi ci dovremmo preoccupare in sede di atto di indirizzo, in sede di analisi delle proposte operative portate a presentare da chi ne ha la competenza a capire se quel progetto è coerente con quelle che sono le attitudini del territorio. Noi dobbiamo immaginare rispetto al passato se l'utilizzo dei beni da gestire per la concessione dei pubblici servizi a rilevanza economica in maniera diversa da quello che è stato fatto sinora. E ripeto, alla luce di quello che